Bella ragazzi e bentornati su Formula 1 2019 dopo quanto? Circa... Non lo so, da quant'è che non giocavo a Formula 1? 5 giorni? Sarà stato il weekend scorso che avevo portato l'ultimo video. Abbiamo rimasto alla gara di Baku e se non ricordo male ce l'abbiamo pazziati, sì, piazzati o quinti o settimi, settimi mi pare. Comunque, questa si prospetta, se non accade niente di storto, una delle migliori Buon gare. pomeriggio e benvenuti a Baku. Nel 2017 questo circuito è stato teatro di una delle gare più movimentate della storia recente, con polemiche sulla safety car, sorpassi all'ultimo istante e un podio storico per la Williams e Lance Stroll. Vediamo cosa succederà quest'anno. È ora del Gran Premio dell'Azerbaigian. Il circuito cittadino di... Vediamo ora la griglia di partenza. Vabbè, la griglia non ci interessa. Io gli faccio dire tutto quello che vuole, ma quando arriva il Baku non circuito... speravamo in una qualifica così alta. Cerca di mantenere la posizione per tutta la gara. Io lo lascio dire finché volete, però quando arriva alla descrizione del circuito mi danno il copyright e devo interrompere. Poi la griglia non ci interessa. Tanto se voglio andare a vedere la griglia vado nelle opzioni. 13,4 giri. Ma anche 13,6, sapete? Eh sì. Qualche decimo di chilo in più non fa mai male, secondo me. A proposito, oh, che carino l'abitacolo, non ci avevo mai fatto caso. Direttore di gara, esatto. Voglio capire dove sono gli altri. Raikkonen dietro, Hülkenberg ancora più dietro. Quindi se non facciamo cavolate in partenza e riusciamo a tenere bene o male la posizione, o comunque a tenere dietro quei due, tutto bene. Carichi, pronti? Andiamo. Sembra tutto a posto, ma dobbiamo provare le marce, quindi ingranale tutte appena vuoi. E poi dobbiamo lavorare ai freni e scaldare anche le gomme. Allora, mi è scappata la frizione di mano. Scusate l'inconveniente. Comunque non mi hanno dato penalità di alcun tipo, quindi... Ehi, ma ho superato... Ah beh, sì, anche se l'ho superato, chi se ne frega. Dopo in griglia sono settimo comunque. Mostra sereno, le condizioni meteorologiche per adesso sono buone. Se mi schianto al giro di formazione sono un imbecille. Ma è un imbecille forte, Non è successo niente, non è successo proprio niente. Voi non avete visto niente, la macchina è intera. State zitti, non sono disabile. Cioè quasi, dopo aver visto questo, mi verrebbe da dire di sì anche a me. Quei là non ho capito cosa stanno facendo. Cioè, si stanno tipo accoppiando. Ok ragazzi, ho dovuto fare un taglietto minuscolo perché mi era esploso il microfono. Ho dovuto metterlo a posto.
La teniamo, la teniamo. Non la teniamo. Ma finché è dietro Raikkonen va bene. Va bene. Allora, devo ancora prendere un ritmo, eh. Mi sa che ci dovremmo accontentare dell'ottavo posto, ma vabbè. Allora, più teniamo a bada il figlio di papà qua dietro, meglio è. Guardatelo, ci prova già. Non con me, imbecille. Dai, però io vorrei una gara un po' movimentata, cioè non abbiamo fatto niente a parte perdere una posizione. Oh Cristo, ho parlato. Vabbè. Mi basta stare davanti a quei due e poi ci prendiamo quello che capita. Oh, bravi che fate a schiaffi, così io mi allontano. Eh sì, però rimango da solo. Per riprenderli dovrei cominciare a far segnare giri da qualifica, cosa che né le gomme, né il carburante, né le RS sosterrebbero. Perché se lo stessi chiedendo, no ragazzi, non mi cago sotto a passare a 2 cm dalle barriere. Avvicinando alla finestra del pit stop, monteremo gomme medie. Intanto hanno abilitato l'RS, il DRS. Lo so ragazzi che vi avevo. Oddio, l'avevo detto. No, vabbè, comunque ieri pensavo di fare 2 video di Ghost Recon, ma ne è uscito uno. Perché ho avuto un problema con la chiavetta, ma state tranquilli, ce l'ho ancora in memoria. Quindi mi basta ricopiarlo di nuovo. Basta copiarlo di nuovo in chiavetta, quindi esce oggi, se tutto va bene. E tutto va bene, vero? Ragazzi, certe volte mi piace parlare. Sì, dicevo che mi piace parlare con la mia sfiga, no? Allora, quindi escono 3 video oggi. Quello di ieri che ho già registrato, questo qua è un altro di Ghost Recon che registro dopo. Ma più parlo, più tempo perdo, mi pare di capire qua, eh. Quanti giri abbiamo? 13, non tanti. Se voglio la gara movimentata devo andare a prendere quelli lì davanti. Intanto C'è una nuova strategia disponibile sul DMF. già capito che strategia è. Non lo so, eh.
No, mi conviene fermarmi prima. In questo gioco conviene sempre fermarsi prima. Spero. Tutto bene qua? Sì. Oddio, c'ho il cambio che dà segni di cedimento, un pochino. Però finché non ha problemi. Lasciamo stare, va là. Sì, dicevo, il cambio dà segni di cedimento, ma finché non dà problemi, tutto bene. La situazione si scalda nel gruppetto davanti. Madonna. Perché tutte le volte che faccio la qualifica perfetta, eccetera, eccetera, mi ritrovo una gara in solitaria? Cioè, anche senza fare una qualifica perfetta. Dai, voglio il ruota a ruota, voglio madonnare contro gli avversari, dai, per una volta che lo chiedo. Devo frenare in anticipo che l'usura delle gomme si sente. Ai box in questo giro e ricorda il limite di velocità o riceverai una penalità. Ricordatene quando ti avvicini. Ok. Bandiera gialla? Che è successo? È fuori dalla gara. Non dare gas. Non dare gas, dove va? Tra un po' si piantava con. Fai attenzione alle gomme adesso, devi finire la gara con il freno attuale. Va bene. Un po' di gomme buone era proprio quello che ci voleva. Ora che ci penso. Guardate chi abbiamo dietro. Gli faccio il culo a strisce di nuovo. Consumiamo un po' di energia aumentando l'erogazione delle Eh RS. sì, eh. L'ho sfiorato il muro, eh. Gli faccio il mazzo di nuovo. Che bella sensazione, la vendetta. Stavolta stavo perdendo di dietro della macchina. Cristo, è vero che c'è il DRS. Ti illudo, vai, vai. Ti voglio proprio vedere. Questa qui è stata la staccata più pericolosa della mia vita. Se andavo dritto. Così la voglio la gara, dai, vieni avanti. E fatti mettere sotto.
Scusate se vi viene l'epilessia con i cambiamenti di visuale, però devo vedere esattamente dov'è in certi momenti. Compagno di scuderia è rientrato ai box. Ho di nuovo toccato il muro, ma vabbè. Perché c'ho la spia di... Ah, è per il col... Ok. Box per Kimi. Raikkonen. Sono uscito davanti. Voglio vedere Hulkenberg dov'è. Scusate se spezzo l'azione. Oh, non si è ancora fermato. Bravo, bravo. Non vedo l'ora che vieni dentro ai box. Ho dovuto specificare ai box perché se dicevo non vedo l'ora che vieni dentro sembrava un'altra cosa molto più brutta. Ehi, ragazzi, io devo... tener conto anche della gente malpensante. In accelerazione li brucio. Almeno no, li brucio no, però. Ma sai quanto godo? Avete notato che l'ho fatta senza toccare un cordolo? Il distacco dalla vettura davanti è 4,0 secondi. Direi che lo sto imparando bene questo circuito. Oddio. In due col DRS. Non posso prendere l'interno, ma posso chiuderlo. La batteria ha poca carica, riduci l'erogazione delle RS. Ah, ecco perché li bruciavo. Non mi ricordavo di avere quello lì acceso. A 3 almeno. Vedete, si sono fermati. Voglio vedere Hulkenberg. Ah, sedicesimo. Perfetto. Devo solo mantenere questa posizione. Anzi, piuttosto vorrei guadagnarne, dato che un punticino mi fa comodo, vero Stroll? Abbiamo carburante a sufficienza per altri 5 giri. Anzi, sono tutti lì, quindi se prendo Stroll magari prendo anche qualcun altro. Vieni avanti! Cioè, vieni avanti, piuttosto vieni un po' più indietro che ti vedo meglio. Ah, perfetto, sono decimo.
Non c'è stata ancora una safety car. Bottas nono. Scommetto 10 euro con tutti voi iscritti, quindi se vinco sono 70 euro, che non riesco a superarlo. Scommettiamo, ragazzi. Scommetto 10 euro con tutti voi che non riesco a superarlo. È una scommessa che potrei perdere, sapete, dato che se mi si presenta l'occasione io vado, non mi interessa che macchina è quella dell'avversario. Ah, è vero che lui aveva problemi. Cavolo, ho fatto la scommessa ormai, però. Ti ammazzo! Vieni qui! Fatti pigliare! Come dice mio nonno. Ragazzi, facciamo che ritiro la scommessa, che è meglio. Non si è mai vista una cosa simile, signori. Oh, mi fa anche strada, hai capito? Ma è deficiente? Ah, scusate, io uso un flashback perché una cosa così non si può vedere. Cioè, ragazzi, questa che vedete qui si chiama deficienza artificiale. Cioè, guardate, mi ha fatto strada, è andato volontariamente contro il muro e io non ho avuto mica il tempo di correggere la traiettoria. Cioè, siamo finiti così. Vabbè, raga, non è successo niente, dai, ripartiamo da qui. No. Non è successo niente, dai, ripartiamo da qui. Non mi conviene passarlo qua, forse. Questo volevo io, ruota ruota. E poi questo, ovviamente. Ah, proprio appena l'ho superato. Perfetto. I tecnici della Mercedes non potevano metterci un pochino di più, diciamo altri 3 giri? Ma dai. Cioè, me lo rendete di nuovo veloce appena lo supero. Comunque, ragazzi, la scommessa è ritirata, eh. Non pensate di avere 10 euro da me. Ci tengo i miei soldi. Devo trovare un modo di tenerlo dietro, anche se il modo non esiste. Nel rettilineo. Quello lungo lungo. Non ci provare. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 3 giri. Dai, noi questi 2 punti li vogliamo. Sappiamo che stiamo affrontando l'impossibile. Però casomai riuscissi, cioè, questa roba finisce nel titolo se riesco, eh. La Madonna! Vabbè! In 3 vengono avanti. Scusi! Vabbè. Fatevi i cavoli vostri, mi raccomando, fatevi i cavoli vostri là dietro. Non voglio avere problemi con gente che mi attacca, eh. State buoni lì. Certo che questo non è proprio il circuito per Bottas. Non mi ricordo se 1 o 2 anni fa, non mi ricordo in che anno, aveva forato all'ultimo giro che aveva la vittoria in tasca. Non può sopportare altri danni del genere. Non ho subito danni, penso, ma... Oddio, è di nuovo qui. Pensavo l'avessero superato.
Dicevo, magari nella lotta si è un attimino distratto e invece no. La deficienza artificiale non fa mai gli sbagli che deve. Ma solo gli sbagli che mi stanno scomodi. No! Questo ci prova, ragazzi. Prossima curva ci prova. Il motore sembra in cattivo stato. Preparati a un calo della potenza. Ok, decisamente arrivo. No, no. No, guardatelo, mi sta appiccicato al sedere proprio per sfruttare. Ecco qua. Aspettate, forse nella curva lo ricaccio indietro. Scusi! L'educazione mi ha fatto anche frenare. Devo alzare le RS, spero di avergli danneggiato l'ala. Io pensavo di... Sì, gli ho danneggiato l'ala, madonna, io pensavo di chiuderlo, mi ha visto avvicinarsi. Poteva un attimino calmarsi, no? È entrato ai box? Che ha fatto? Si è schiantato! Ma si è schiantato! Che ha fatto? Raga? Si è schiantato Bottas! Cioè, aspettate, no, voglio vedere. Voglio vedere. Bottas? Scusi? Cioè... Ok, abbiamo fatto il cambio. E poi? Ah no! Io lo vedevo fermo. Io giuro che nel radarino lo vedevo fermo. Radarino, sì, chiamo radarino anche questo, oltre che a quello di Ghost Recon, certo. Nel radarino, nella mappetta, giuro che lo vedevo fermo. C'è anche la bandiera gialla in quel settore lì. Non ho capito che cosa si è fumato il gioco. È a media, non va bene a media? Oh Gesù, mi libero di uno, arriva l'altro, pronto, subito. Ah, Cristo, va bene. Però bada anche te, che vi devo dire. Questo ci prova, guardatelo. Devo ricacciare indietro anche lui, però... Allora ragazzi, io di solito non gioco sporco, però teoricamente non era giocare sporco quando... Quando ho danneggiato l'ala di Bottas non era giocare sporco perché la FIA è rimasta muta, però... Io di solito non lo faccio, però dato che un'occasione così non mi ricapiterà mai più, io la volevo tenere, cioè sapete, e comunque... Non so se avete mai sentito l'espressione. Guardate che mi ha rotto i coglioni. Che. Aspettate. No. Ciò. Ah, è vero che va a comando vocale. Zitto, Alex. No. Non va a comando vocale. Vabbè. Risolto. Allora, dato che li vedo bellicosi, io mi metto di qua. Poi voi fate quel che volete. Oh, bello, gli ho sbarrato la strada. Poverino. Dato che c'erano già due sulla destra, Raikkonen non ha potuto far niente. Gli ho sbarrato la strada, poverino. Quanto godo. Comunque ho mutato Alex. Casomai non aveste capito. È che mentre non registro va anche a comando vocale. Quando registro non lo prende il comando. Come ho... No, non ho problemi di benzina. Il serbatoio è praticamente vuoto. C'è carburante per meno di un giro. Scusate, stavo guardando la spia quando ho detto quella frase un po' inconclusionata. Poi è arrivato lui a confermare. E tanto non è vero perché... Un attimo che metto la grassa e alzo le RS per gli ultimi 100 metri, che non voglio farmi superare da quei due imbecilli là. Prendetemi adesso!
Provateci, dai! Vabbè. E anche questa gara è finita. Mi è piaciuta, sapete, oltre alle cose assurde, la deficienza artificiale e tutto il resto. Sei cavata benone oggi. Credo che sì. Anche il capo sarà soddisfatto. Oggi le frecce d'argento conquistano un'altra vittoria. Toto Wolff. Tra l'altro le texture che esplodono. Cosa gli ha consentito di primeggiare oggi in pista? È stata una vittoria di squadra. Hanno applicato la strategia migliore, la più adatta del vittoria di squadra. Dato che ho spiaccicato Bottas al muro, la fiesta sta zitta, quindi era lecito. Di come in Formula 1 il gioco di squadra sia tutto. Non è molto vero, vi basta vedere sul podio per la cerimonia di premiazione. Quella di oggi è stata una vittoria di squadra. Diamo allora, alla classifica appena hanno finito di parlare, il weekend migliore per il leader del campionato che vede ridurre il proprio vantaggio in vetta. Oggi non sono godo. Mancate le dimostrazioni di talento, Luca. Godo. Ma chi è stato il pilota del giorno secondo te? Oggi Carlos Sainz ha dimostrato tutto il suo talento. Quello che apprezzo di lui è che riesce sempre a seguire le strategie di gara senza il minimo errore. E passiamo ai costruttori. La Ferrari continua a incrementare il suo vantaggio in classifica. Bella prestazione anche per la Racing Point, che dopo questo weekend migliora la posizione in classifica. Dopo un weekend del genere mi sento euforico e stremato insieme. A risentirci per il prossimo Gran Premio. Allora, posso parlare? Ecco, dicevo... Il lavoro di squadra di sicuro è importante, ma non è molto, cioè non è indispensabile. Vi basta vedere com'è finita tra Hamilton e Rosberg nel 2016. Ormai si ammazzava una vicenda. Vabbè, comunque, avanziamo. Vi porto l'evento Invitational di questa volta, che se non ce l'ho da lì lo vado a pescare io. Ottima giornata. E poi abbiamo finito. E tu che ne dici? Tutto bene oggi. La scuderia sarà felice delle tue prestazioni. Dai, Valè. Questa è la quarta gara, ne abbiamo 21. Hai lasciato un sacco di vernice sui muri oggi. Ti mancava aderenza o hai valutato male qualche curva? Colpa di Omar. Beh, grazie lo stesso. Io faccio no comment quando c'è qualcosa che non piace alla scuderia. Cioè, mi conviene. Un attimo, ragazzi. Ok, ho dovuto staccare le mani dal joystick. Ok, ci siamo rimessi in corsa con Hulkenberg. E Raikkonen è di nuovo dietro. Va bene, va bene. Questa gara è stata buonissima. Storico disciplinare 50. Giro pulito 100%. Ok. Va bene, oh, 548 punti. Tieni 12 punti campionato. Esatto. Non penso che. Vabbè, chi se ne frega. Un obiettivo in più, uno in meno. Alla fine, non è che. Davvero un ottimo risultato. Complimenti. Non ci cos'è? Possiamo lamentare di una prestazione del. Ah, sì, è vero che c'è il contratto da rifare dopo un po'. Cos'è sta roba allora? Avvia negoziati contratto. Ah, va bene. Modificare i termini della nostra proposta. Più sono ambiziosi i nostri obiettivi, più la scuderia sarà disponibile a offrirti dei bonus migliori. Abbiamo qualche possibilità di fare delle offerte, ma dobbiamo stare attenti. Se il contratto proposto supera il valore che hai per la scuderia, verrà rifiutato. E se ne vengono rifiutati troppi, dovrai accettare la proposta iniziale. Stavo guardando posizione di gara prevista. Facciamo 15esimo, dai. Proponi contrario. Allora, possiamo modificare la scuderia con la quale stiamo contrattando. Non c'è scritto da nessuna parte che devi rimanere per sempre con la stessa scuderia. Selezionane una diversa da qui. Avrà effetto solamente sulle trattative.
Il trasferimento non avverrà finché il nuovo contratto non verrà siglato ed entrerà in vigore il primo weekend di gara dopo la firma. Da notare come non mi fa andare con la Mercedes, non che volessi, ma sono qua per curiosità, ragazzi. Quest'anno ce lo facciamo tutto con l'Alfa Romeo. Allora, efficienza del pit stop livello 2, livello bonus gara. No, anzi, punti di risorsa dalle gare. I punti di risorsa mi servono. Pit stop va bene. Migliorie per reparto. Due migliorie per reparto, che tanto non... No, nessuno, aspettate. Lupo simultaneo, no, mi può far comodo, dai. Velocità di miglioria. Tutte le migliorie diminuito di una settimana. Direi di proporre il contratto. Non gli sono piaciuti i nostri termini. Riproviamo. Allora, se tolgo lo sviluppo simultaneo... Pare che non accettano vabbè. La nostra proposta. Proviamo a farne un'altra. Ti rimetto sviluppo simultaneo e... Ah no, forse perché il primo pilota... Ah vabbè. È come prima, solo che ho alzato questo. Ah no, anche questo c'è. Ma dai ragazzi, facciamo secondo pilota. Tanto primo pilota ci pensiamo dopo. Chi se ne frega del primo pilota? Chi se ne frega? Ma la domanda è, se io finisco... Ah, verranno respinti, quindi ritorno al contratto di prima. Vabbè, mica mi dispiaceva. Proviamo? Tutti i termini ma sono che... stati concordati. Vabbè. Manca solo la firma. L'accordo entrerà in vigore a partire dal prossimo weekend di gara. Ok, però... Niente, ragazzi. A questo punto avrei voluto aumentare qualcos'altro, che non ti dice subito quando è... Vabbè, leggete. Leggete voi, io leggo per me. Potenziale non sfruttato. Deve essere perché tu dovresti esplodere. Allora, va tutto bene a parte il cambio, che secondo me salta in aria. Io lo voglio far durare, quindi miglioria per il cambio. La rifacciamo, facciamo un'altra. Ragazzi, se la vettura non regge, cioè... Ah, 3 su 20. Perché ne sto... Ah, è vero, sto già facendo questa. Vabbè. A questo punto qui dovrebbe arrivare. Qui a 980, perfetto. 1020. Ah, niente, ci teniamo i nostri punticini. A questo punto... No, direi prossimo weekend. E vi porto... Poi esco e vi porto... Cioè, taglio direttamente da qui e ci vediamo all'evento Invitational. Ok ragazzi, ci sono, la PlayStation che è diventata un reattore, minchia. Allora, che cazzo succede qua? Il telefono che esplode. Allora, la situazione qual è? Supera 10 concorrenti. Partenza lanciata. Ok, limite di tempo 4 minuti e 10. Ci posso provare? Non si capisce niente, così... Oh, grazie. Ok, la macchina tiene bene la strada. Il volante mi triggera. Quel volante lì su una Formula 1 mi triggera non poco. Uno! Scusate se sono andato dall'altra parte del cordolo, ma... Così è la vita. Due. Tre. Dai che ce la facciamo. Dai, già 3 minuti siamo. Non è difficile. Abbiamo la macchina più avanzata di penso una decina d'anni. Bene. Buono, buono.
cioè ha cambiato due marce senza toccare la leva, ma va bene. Anche tu, vai dietro. La gara di prima mi ha gasato. Ecco, anche troppo. Sei sorpassi, due minuti rimasti, dai. Ce la facciamo. Muoviti, muoviti, muoviti! Passa di là, passa di là! Non so in quanti sappiano da dove prendo queste frasi, ma non è molto... cioè, è abbastanza intuitivo se mi conoscete di persona. Oh, no, no! Fai schifo, tu e tua sorella. Cioè, volevo dire tu e tuo padre, perché sennò poi divento maschilista. Dai, li vedo, mancano... manca un minuto e dieci, ma li vedo. Dai, sono due. Hanno una macchina che fa schifo rispetto a questa. Ne è rimasto uno, solo uno. Ecco, sempre colpa della gara di prima. Vabbè, ho capito, però... scusate, signori, ma... non si riesce a capire qual è la fine della macchina con gli specchietti che sono grandi come mattoni. Sta cambiando le marce senza toccare la leva del cambio, di nuovo, ma dettagli. Comunque... oltre alla deficienza artificiale che anche in Ghost Recon si è dimostrata molto poderosa, noi ci salutiamo e al prossimo video, ragazzi. Ciao!